Ci siamo trovati una settimana fa a dover vedere i fatti di Genova. Ci siamo subito ricordati della situazione di un ponte che è stato attenzionato da un cittadino di Ficarazzi. Come me, abbiamo subito pensato che era il momento più opportuno per lanciare la campagna comunicativa, perché dal punto di vista delle istituzioni, l'area metropolitana, abbiamo visto quasi nulla. Non sono venuti qui a fare una relazione, hanno messo un limite di velocità a 10 km orari, appunto perché già il ponte è pericolante, ma non hanno chiuso l'arteria, perché forse era un'arteria importante, un'arteria che dal punto di vista costiero ha un transito di almeno 100 macchine orarie, quindi diventa fondamentale. Quindi ci siamo resi conto della situazione, che potevamo mettere alla luce il caso di questo ponte su Ficarazzi, fra Ficarazzi e Bagheria, e quindi ci siamo detti di lanciare una petizione. Abbiamo avuto un bel riscontro, speriamo di arrivare sulle 10-15.000 per far arrivare il messaggio il più lontano possibile, arrivare a far comprendere alle istituzioni, alla politica, che ci sono luoghi che vanno attenzionati, ci sono luoghi che quando sono a rischio devono essere chiusi per evitare che qualcuno ci muoia, come è successo a Genova, e che si faccia male. Abbiamo una petizione su change.org, la troverete sicuramente magari nei link, spero che possiate postarla, sul cercando SP74, Ficarazzi Bagheria, che è la strada provinciale qui dietro alle nostre spalle, trovate la petizione da firmare, cliccate, un indirizzo email, nome e cognome, sottoscriviamo, perché dobbiamo farla arrivare il più lontano possibile. Stamattina siamo stati all'ufficio tecnico di Ficarazzi, abbiamo visto una determina del 78, credo del 2018, dell'area metropolitana. I problemi da relazione tecnica sono strutture cadenti, problemi ai giunti, situazione di spaccature verticali sui pilastri. Poi ovviamente qui sotto c'è oltre l'idea di Dio dei rifiuti. Abbiamo, da questa relazione tecnica noi possiamo poi andare a vedere, forse è ancora più grave da quello che è stato visto dal tecnico dell'area metropolitana. Sono situazioni di pericolo incombente. Abbassare il limite a 10 km orari vuol dire comprendere che c'è una situazione di degrado strutturale, però cerchiamo di metterci al sicuro, forse chiudendo e mettendo in priorità questa cosa per cercare di sistemarla.